Ciao ragazzi, benvenuti alla 115esima puntata della Vecchia Italia. Io sono Chantalin e questa mia serie fa parte delle serie degli Agricolarum. Allora, primo giorno d'estate, abbiamo finito la primavera, cambiamo stagione. Siamo andati a recuperarci il nostro trattore, il nostro New Holland TM, che avevamo lasciato giù in zona casetta vendita miele. E stiamo tornando appunto agli alveari, alla zona dei nostri alveari, dove per l'ultima volta andremo a svuotare il miele dagli alveari, andremo a invasettarlo e a confezionarlo nei vari vasetti e dopo andremo a vendere i vasetti. Dopodiché gli alveari fino a primavera dell'anno prossimo rimarranno a riposo. Abbiamo incassato un bel po' di soldi, siamo a 895.000 euro. Il miele ha reso parecchio, ma parecchio veramente. 115esima puntata. Sapete che ogni 5 puntate a me piace salutare chi mi segue. Mi sono segnato i nomi di chi è stato così gentile da lasciare un saluto, un commento sotto alle mie puntate. Parliamo di Simone Simori, The Brutus 890 Gamer, Diego Falcone, Giovanni Gentile, Giampaolo Zanutto, Luca Minonzio, aspetta che faccio le curve, Omar Boschero, Daniel Trivini e Christian Valkan. Grazie per avermi commentato, lasciato un saluto. Intanto io ho saltato l'entrata del miele. Perfetto, allora tagliamo di qua brutalmente, speriamo di non ribaltarci. Ce l'abbiamo fatta. Vi ringrazio di nuovo per aver lasciato un commento sotto le mie puntate, un saluto, un like, qualsiasi cosa. Vi ringrazio. Allora, arrivati, zona miele, perfetto. Allora, lasciamo qua il trattore, scendiamo e andiamo ad aprire, iniziamo ad aprire gli alveari. Va bene, facciamo uno per volta. Allora prendiamo qua, ci sono io, non me lo lascia togliere. Aspetta che ci prendiamo il nostro smielatore, lo mettiamo qua così. Ecco, così appena apriamo fuori le cellette di miele dall'alveare, le mettiamo direttamente nello smielatore. Ancora, non mi lascia scaricare. Cos'è che c'è in mezzo? Non mi lascia scaricare il miele da questo alveare. Ah, adesso, eccolo là, perfetto. Allora, lo buttiamo direttamente nello smielatore. Sentite lo smielatore che ha cominciato a lavorare. Ci stanno 4 cellette per volta nello smielatore. Sapete che faccio anche abbastanza presto perché io gioco sempre col tempo a per 5, quindi col tempo per 5 abbiamo una lavorazione molto più rapida, anche se porterà via parecchio tempo perché 4 alveari, vedete, bisogna togliere tutte le cellette una per volta. Io me le ammucchio qua così in modo da essere pronto quando lo smielatore ha finito. Tolgo le 4 cellette vuote che ci sono, le rimetto nell'alveare e lo ricarico con altre 4 cellette piene. Dopo non so se è a me che ne tira fuori una per volta e basta, forse ho messo gli alveari in un punto un po' strambo non lo so, forse. Vedete, ne ho già 3. Ah, vedete che adesso me ne ha dati 2, cosa che non succede praticamente mai. Ok, 2 tolti. Andiamo qua all'alveare, lo fermiamo, perché come detto prima, appunto, gli alveari fino a primavera dell'anno prossimo li teniamo fermi. Allora, tolti 2, messi 2, ne mettiamo altri 2. E ne mettiamo altri 2 qua. Ok. Vedete che la lavorazione del miele è bella, perché è molto bella, però è fatta anche bene, però è molto lenta, è molto
È pieno. Porta via tanto tanto tempo, quindi adesso aspettiamo un attimo che qui lavori. Non ne abbiamo una. Ok, aspettiamo. Io direi di fare un bel taglio. Io mi svuoto tutti e quattro gli alveari e dopo ci rivediamo quando finisco di confezionare e dopo caricheremo sul trattore per portare i vasetti di miele in vendita alla casetta dove abbiamo portato gli altri, insomma, dove, giù in paese. Quindi vi aspetto tra un attimo. Rieccoci. Allora, siamo qui alla casetta della vendita del miele. Vi faccio vedere qua, abbiamo ancora, vedete che lì ci sono ancora dei vasetti di miele in vendita. I soldi stanno continuando a crescere, siamo a 946.000 euro. Stiamo continuando a incassare dalla vendita del miele, in quanto ne abbiamo ancora 309 litri, 309, sì, vasetti, litri in vendita. Più questo, quasi praticamente due ceste piene che adesso andiamo a mettere qui in vendita. Vediamo, tracchete, eccola là. Vediamo se ci sta anche la seconda cesta intera. Potrebbe starci, no, non ci sta intera. Allora vediamo che siamo pieni, siamo a 1000 litri. Facciamo, togliamo le cinghie, così le vaschette con i vasetti scendono, e lasciamo qua la cesta in modo che si svuoti man mano che viene venduto il miele all'interno della casetta. Abbiamo caricato un viaggio di casse per la frutta e ne approfittiamo nel passare, ci fermeremo un attimino a scaricare le casse lì al frutteto e ne approfittiamo per dare anche un po' di letame al frutteto. Frutteto che adesso pian pianino cominceremo a far lavorare per la raccolta autunnale, logicamente, però già in estate bisogna fare delle lavorazioni, bisogna portargli dell'acqua, anche se madre natura ci sta dando un po' di irrigazione naturale, per fortuna, visto che in farming l'irrigazione non c'è. Con questa pioggia speriamo che i nostri campi ne giovino e abbiano una buona irrigazione, una buona bagnata dalla pioggia, in modo da aumentare la produttività. Solo in maniera figurata, lo sapete, nella realtà non esiste tutto questo. Vabbè. Allora, parcheggiamo momentaneamente questo trattore qua, togliamo le cinghie perché dopo dovremo scaricare le casse, se riesco a regolarmi un attimino qui con queste cinghie, perché ogni tanto prende le cinghie del rimorchio, ogni tanto prende le cinghie della cassa. Vedete che ci sono le cinghie della cassa anche. Allora, qui abbiamo da staccare il nostro rimorchio. Ok, accendiamo il centenario, si accende ancora, sì, perfetto. Allora abbassiamo il peso davanti e andiamo a sganciare il peso, perfetto, che ce lo attacchiamo posteriormente in modo da farci da zavorra, anche se è piuttosto grosso come peso, è un po' esagerato. Allora ci tiriamo su la nostra zavorra, andiamo a prendere il nostro caricatore qui, vediamo se riusciamo a inforcarlo bene. Ok, clockete, lo agganciamo, perfetto. E qui abbiamo le forche per scaricare le casse che ne avevamo anche lì, guarda lì, casse che ne avevamo. Mi sa che quando avevamo comprato le casse avevamo esagerato. Comunque, vediamo di scaricarne una, giusto per farvi vedere una cosa in più. Eccolo qua. Ok. Vediamo se riusciamo a mettergliele sopra. Ottimo, l'ho fatta cadere. Benone. Tutto sommato è anche andata dritta. Boh. Allora, lasciamo qui le forche e ci agganciamo la pala.
Abbiamo qua la nostra pala. Ok, qui abbiamo un po' di letame in deposito, poi se ce ne servirà altro andremo a prenderlo dalle mucche e lo porteremo qua, insomma. Ma penso che potremo anche averne abbastanza. Allora andiamo lì al frutteto, che è dall'altra parte della strada, vediamo che non passi nessuno. No? Ok. E andiamo a dare un po' di letame. Ecco, vedete che è sceso tutto il letame, scendiamo a vedere un attimino. Siamo all'85% di letame, invece gli altri sono al 39%. Quindi dovremo portare anche acqua. Vedete che ci sono già delle mele, però sono ancora, diciamo che non sono neanche mature, perché noi la raccolta la facciamo in autunno, come la realtà. Infatti io tra poco inizierò con la raccolta reale nella realtà delle mie mele, quindi fine estate, inizio autunno si fa la raccolta delle mele, fine autunno, inizio autunno, anche se alcune varietà sono già state raccolte. Ecco che adesso qui abbiamo buttato anche a terra il letame di troppo. Ok, l'abbiamo ripreso, perfetto. Vedete che le ruote qua con l'area simula anche un po' la terra bagnata, mi sa. Facciamo fatica, slittiamo col trattore e lasciamo giù un bel po' di traccia a terra. Quindi speriamo di non impantanarci. Ok, allora io finisco di dare il letame ai vari alberi del frutteto. Poi scarico le casse qui dal rimorchio e ci rivediamo per un'altra lavorazione. Vediamo cosa c'è da fare, se abbiamo da fare nei campi, altrimenti avremo anche da dare un occhio agli animali, vedere se c'è qualcosa da vendere, magari, non so, il latte. Come siamo messi, ma mi sa che il latte come periodo non è un buon periodo per la vendita del latte. Comunque do un'occhiata sul da farsi e ci rivediamo tra un attimo, ragazzi, dai. Eccoci qua. Allora, stiamo dando una sistemata agli animali. Mi sono accorto che su dalle pecore avevo finito il fieno di medica, quindi sono venuto a prendere un paio di balloni qui dai bramani, che tanto qui ne abbiamo in abbondanza. Allora, le pecore siamo messi in maluccio perché sono rimasto senza trifoglio fresco, sono rimasto senza insilato di trifoglio. Per fortuna abbiamo tanto trifoglio piantato, quindi non appena sarà pronto da sfalciare andremo a fare trifoglio fresco ed insilato di trifoglio, e ne abbiamo bisogno. Intanto qui col nostro Landini accendiamo il lampeggiante e torniamo in zona pecore, dopo, dove ho visto che abbiamo un po' di bancali di lana. Non è eccellente come prezzo in questo periodo la vendita della lana, quindi attendiamo periodi migliori, insomma. Anche se il periodo migliore, intanto io mi sono appena passato via la stradina dove dovevo girare, quattro frecce, e su di qua. Ok, la lana vi faccio vedere, vedete che ho insilato d'erba, o insilato di trifoglio, avrei insilato d'erba da portarti volendo, potrei portarne giù un po'. Qui abbiamo il fieno d'erba medica che lo stiamo portando, e qui abbiamo l'erba fresca o il trifoglio fresco o trinciato di mais, quindi questo siamo un po' carenti. Vi faccio vedere la lana, eccola qua. Vedete che il periodo migliore per la vendita era il quinto giorno di primavera, ce lo siamo persi. Adesso va incalando, volendo si potrebbe vendere, no, è decisamente meglio vendere adesso, perché dopo continua ad andare calando, quindi aspettare primavera della prossima stagione magari non ci arriviamo neanche, perché come sapete ne abbiamo già parlato. Vabbè che come mi avete detto voi, finché non escono un po' di mod per Farming 22, per creare un pacchetto mod ideale per una serie che si chiama Vecchia Italia,
dovremmo, vediamo quando esce Farming 22, vedremo quali trattori abbiamo di default, se possiamo permetterci di fare subito la serie della vecchia Italia, ci servirà una mappa, vedremo, aspetteremo un periodo, sicuramente bisognerà aspettare per avere una mappa ideale per questa serie, quindi andremo avanti per un po' su questa, con questa mappa qui e con Farming 19. Intanto il ballone, eccolo là, che rotola. Vedete che è sceso a 2880 litri. Se noi lo inforchiamo ci darà 4000 litri, ma così è. No, 2880, perfetto. Praticamente si è preso l'erba medica, che gli, il fieno di erba medica che gli serviva, e quello in eccesso l'ha lasciato nel ballone, giustamente. Allora andiamo a riprenderci il ballone, se ce la facciamo qua. Oh, cosa? Ah, c'è un salto qua del terreno. Ah, vedete che buchi, che dossi, che ci affondiamo. Allora rimettiamo al coperto il fieno d'erba medica e lo lasciamo qua col nostro trattore. Allora deciso, la lana la lasciamo qua, la vendiamo la primavera prossima, tanto sono 6 bancali. Andiamo a rivedere un attimino quello che è gli animali, le pecore sono qua, i bramani sono a posto, le mucche gli manca un po' di fieno di medica, i maiali e le galline. Allora ci spostiamo rapidamente, no, al biogas, no. Qua, eccolo qua, zona mucche, andiamo a prendere il nostro attrezzo qui, il nostro Ferguson cingolato, per poter muoversi con l'area ho dovuto cingolarlo perché con le ruote si affondava continuamente, e ho messo anche questi lastroni di cemento in modo da limitare quello che è lo slittamento. Intanto qui sta scaletta si può anche spostare, ho visto che si può spostare, io la toglierei proprio, vediamo, ok, tanto alla prossima sincro si rimette lì dove era, quindi. Allora andiamo a prendere due balloni, proviamo a prendere questi qua sopra, ok, perfetto, guarda lì, e li portiamo in mangiatoia alle nostre frisone. Gli ho già dato un po' di razione mista, quindi con la razione mista sono a posto per un po'. Vediamo, ok, i due balloni sono andati tutti. Vediamo. Io direi che qui è abbastanza, quindi possiamo riparcheggiare il nostro super attrezzo qui, la nostra mini pala cingolata. Lo rimettiamo qua al suo posto, al coperto, se no diventa già è mezzo ruggine, diventa ruggine del tutto. Ok, allora adesso dovremmo andare a fare zona maiali, dovremmo dare un occhio ai nostri maiali. Qui intanto stiamo facendo liquami, ma le tame ce n'è lì, io darei, se ne abbiamo, dovremmo averne paglia, non mi ricordo se ho paglia in fienile. Se ho paglia ne diamo alle mucche, che così fanno le tame che lo portiamo al biogas e ci dà il digestato, quindi di qua ne abbiamo anche tanti dai maiali, perciò possiamo dare tranquillamente la paglia alle nostre mucche finché ne abbiamo, diamo paglia così da avere una buona produzione di letame. Vedete, ce n'è qua un bel mucchio, bisognerà portarne anche al biogas in modo da liberare spazio qua. In questi giorni d'estate non ci sarà tantissimo da fare, quindi potremo fare queste lavorazioni che ci portano via un po' di tempo sul discorso di viaggi per la consegna del letame al biogas e via dicendo. Fertilizzazione, abbiamo fertilizzato tutti i campi, quasi tutti con un paio di fertilizzazioni, quindi ne mancherà una fertilizzazione a tutti i campi,
Vedete che qui più scuri, il più scuro è il 44, che mi sa che ha tutte e tre le fertilizzazioni. Gli altri sono tutti a due fertilizzazioni, a parte questo che è una sola, che non mi prendeva. No, sarà da fertilizzare. Vabbè. Ok, allora qui paglia, direi che per il momento ne hanno abbastanza. Andiamo a mettere a posto il nostro Lindner. Il nostro mitico Lindner qui, che per la raccolta del fieno è favoloso. Ok, allora adesso andiamo a piedi un po' velocemente, magari dai maiali, e per dare una pulita anche alla stalla dei maiali. Una pulita e una sistemata alla stalla dei maiali. Io ne approfitto per salutarvi perché la puntata sta volgendo al termine. Vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo come sempre di iscrivervi ai nostri canali della Coop Agricolarum. Ci trovate, oltre che qui su YouTube, ci trovate anche su Twitch, su Instagram e su Facebook. E in attesa delle novità di Farming 22, tra l'altro avete visto che in questi giorni è 3 settimane che adesso è il venerdì, ogni venerdì ci rilasciano delle novità, dei nuovi mezzi che usciranno in Farming 22. Abbiamo visto nell'ultimo venerdì c'è il versatile anche, che è un bel bestione di trattore snodato tipo Big Bad, diciamo, una roba del genere. E quindi belle novità. Abbiamo visto il McCormick, che quindi ci conferma l'entrata del marchio McCormick e Landini, visto che la McCormick e Landini sono lo stesso marchio, stessa casa costruttrice. Quindi abbiamo visto il McCormick, quindi abbiamo anche la conferma del Landini. Perciò, ben venga. Bene, ragazzi, io finisco di dar da mangiare ai maiali e ci vediamo nella prossima puntata col secondo giorno d'estate. Ciao, ragazzi, alla prossima!